devo volare praticamente, perché non mi ero accorto dell'orario e quindi ora facciamo tutto, aia, un cazzo, tutto di corsa. Tra l'altro ho sbagliato pure il titolo. Ora lo andiamo a correggere. Che bello è poter avviare il party privato e basta, oh. Sogno della mia vita. Vediamo il canale. Dashboard autore, veloce. Questo mettiamo qua, questa la spostiamo adesso un attimino, tra un attimo. Connessione per qualche motivo vedo che c'è un bitrate ballerino. Sento veramente alto. Ricompense, mi pare che non ne ho da accettare, infatti. Allora, la storia Instagram. Dovrebbe mancare solo quella in teoria, a parte la cam che per il là eleviamo un pelino. Bene, pure il telefono scarico. Bene, bene, bene. Bene, bene. Dai. Il link. La musica sarà di peggio copyright, secondo me. Allora, avviare il tutorial, sì. Tutorial sono importanti, signori, non skippateli, perché poi vi ritrovate a giocare e non sapete cosa. Non so se c'è da alzare. Oh! Eccoti qui, pilota, qui puoi provare i veicoli e abilità. Lanciamoci, ti riflette la memoria su. Ok, R2 per. Non ci sono le opzioni, almeno non nel tutorial. E questa cosa mi sta veramente facendo soffrire le orecchie. Perché è veramente tanto alto, tutto, troppo, in una maniera a dir poco elevata. E non ce la faccio. Prima.
evitiamo di schiantarci, di fare qualunque altra cosa, perché... Ok, non è in base a... sia un pelino grande il suggerimento. Oh, grazie. Ok. Le capacità di affrontare le missioni più pericolose. Quello. Continua. Vorrei avere la capacità di abbassare l'audio in una maniera incredibile, ma a quanto pare non si può. Almeno per ora. Per favore. Se no? Ok. Basta. Ah, ok, ero ancora su torneo spia, corso veloce. È il momento di una nuova missione. Torneo spia. Missione 1. Tony Toretto. Cisco. Leila. O Echo. Con una macchina molto discutibile. Punterei su Leila, ma... continuiamo con la Mustang. Tony Toretto. Signori, mica quiz e picchi. Stavolta non mi sconfiggerai, te. Scherzi, sono un Toretto, sono nato per vincere. Mangia la polvere. Non importa chi vince, perché dopo tocca a me. E non incoraggiare Cisco a mangiarsi la polvere, sai che ne sarebbe capace. Piloti sotto copertura, ascoltate. O siete troppo impegnati con i videogiochi? Ci piace chiamarlo allenamento. Ho una nuova missione per voi ed è della massima importanza. Una nuova missione? Spara! Che succede, capo? Ci è stato comunicato che i membri della Shifter si sono riuniti e stanno cercando nuove reclute per qualcosa di grosso. Dobbiamo fare attenzione, ma ovviamente ho già in mente un piano geniale. Questo è lo Shadowmaker, un veicolo super tecnologico in grado di diventare completamente invisibile e non rintracciabile.
Avete idea di cosa ne farebbero quelli della Shifter se dovesse finire in mano loro? Sarebbe impossibile fermarli e avrebbero controllo totale su tutto. Ecco perché è l'esca perfetta per farli uscire allo scoperto. Per questo motivo l'agenzia ha organizzato il campionato di corse su strada più estremo di sempre. Gary lavorerà sotto copertura e sarà un eccentrico miliardario responsabile dell'evento, mentre lo Shadowmaker sarà il primo premio in palio. Abbiamo persino coinvolto la Yoka, che sarà il nostro sponsor globale. Cosa? La Yoka sarà lo sponsor? Oh, ci sto! Quindi dovremo gareggiare, giusto? Sì, dovrete tutti partecipare alla gara. La vostra missione è di fare fuori la Shifter, un membro alla volta. Dovete partire subito. La prima tappa è... beh, qui fuori. Il campionato inizia proprio qua, a Los Angeles. Spero che ci diano della Yoka gratis! Fortuna che ho tenuto tutti quei portabevande! Diamoci dentro, squadra! Sì! Andiamo! Sembra quello che creerebbe oggi come oggi. Benvenuti a Los Angeles. Il nostro finto miliardario, il signor Ogni Luogo, è pronto a dare inizio al campionato. Il signor Ogni Luogo? Lo so, è perfetto, vero? È il momento di eliminare gli scagnozzi di Shashi uno a uno. Iniziamo da Pizza Rave, poi ci occuperemo degli altri. Si comincia, squadra, datevi da fare. Sembra, sai cosa, Lilly? Sembra ciò che creerebbe oggi come oggi Boeing Plus, Cartoonito, queste cose qua, per creare una serie su, che so, Teen Fast and Furious Teen, dove ci sono Dominic Toretto e gli altri da ragazzi. La stessa cosa, solo che Dominic ha i capelli. Che nome di merda. Ma hai visto come si chiama il protagonista? Tony Toretto. Avanti, ragazzi, dobbiamo vincere. Non hai alcuna possibilità, Tony. Non arrivo Tony veramente. Perdo 28 decimi per la partita. La gara. Sì, però invidia. Scusatemi, perdonatemi. A parte che avevo abbassato l'audio e comunque le opzioni non ci sono neanche durante la gara. Cioè, se durante la gara ti dà fastidio qualcosa, t'attacchi al cazzo, devi uscire e cambiare le opzioni da fuori. Ma che idea di merda è mettermi i nomi enormi sopra le auto? Come faccio io a vedere la pista? Non un cazzo. Basta, chiudi, A parte che... dov'è Alex? Tutto ciò è solo per rendere fiero lui. No, in realtà non è vero. L'avevo visto lì nel catalogo. Ma... uguale, mi dà le stesse vibes di guardare Dominic Toretto in una torta. Mi sento un po' Vin Diesel, e non perché sto prendendo i capelli. Ok. Sembrava tanto sbagliato. Invidia? Vorrei dire una cacata, ma credo che stavo per fare una derapata a mezz'aria. Ciao ragazzi? Non si sente la tua voce. È un culo al gioco. Il bello che ho abbassato ora l'audio. Cioè, ragazzi, a stasera con Lilly. Ma perché tu stasera ci sei? Non mi hai detto niente. Io non lo sapevo. È veramente elevato. Tu non hai idea. Io ho abbassato pure il volume delle cuffie e lo sento tantissimo. Finito? No,
fino al 30, sì. Non lo sapevo che tu ci fossi la sera. Cioè, so che ti scade il plasma, ma non sapevo che tu ci fossi. No, pizza lei. Posso veramente dire, è molto meglio il Fast and Furious per Play 3 che ho io. E non è bello. Penso di aver detto tutto. Ho capito che mi spara la vernice, ma per qual motivo la macchina si ferma? Io accetto che non vedo niente, però perché la macchina va all'improvviso a 40? Vai così! Come gareggia un toretto! Sì, abbastanza casino. Infatti ora lo abbassiamo in modo drastico. Sì. Pure la signora in realtà rompe abbastanza il cazzo con la sua voce. Pilati sotto copertura! Città fantasma, mole, portolosco. Che è tipo mambo. Ma ci sono pure dei personaggi acquistabili. Ah no, sono dei veicoli. Sempre quelli però. Ancora alto. E cazzo, l'unica cosa che posso fare è alzare il volume mio, il mio microfono. Uno. Pilati sotto copertura. Vabbè, ci sono le statistiche, guarda qua. Questa c'ha 3 di velocità, questa c'ha 4 e questa 2. Ah, ok, beh, giustamente. Però in accelerazione fa schifo, in drift è buona e in sterzata fa veramente pietà. Questa è un po' più bilanciata. Questa è come quella, solo che quello che manca qua manca ce l'ho. Cazzo, abbiamo fatto il devasto lo stesso, quindi
Sei sicuro? Sì. Si va in pista? Allora, io ti dico, io ho nel comodino lì, c'ho un Fast and Furious della Play 3. Fa ampiamente cacare perché è un miscuglio di missioni. Stavolta non mi sconfiggerai, te! Scherzi, sono un toretto, sono nato per vincere. Mangia la polvere! Non importa chi vince, perché dopo tocca... Stiamo ricominciando dalla prima. Benvenuti a Los Angeles! Il nostro finto miliardario, il signor Ogniluogo, è pronto a dare inizio al campionato. Ho sbagliato io a selezionare, spero. O una volta che inizio, non ho più tregua. Dicevo, un Fast and Furious che è un casino, ok? Perché passiamo da delle missioni principali che effettivamente seguono la storia. Piloti sotto copertura, siete pronti? Le devo fare tutte tirate. Vabbè. Che incubo. E dove si passa da delle missioni principali, per l'appunto, in cui sei Dominic Toretto o comunque uno dei suoi compagni, all'essere il cattivo, all'essere nuovamente il principale. Però almeno stavolta erano, non mi sconfiggerai, te. Missioni inerenti alla trama del film. C'era la missione dove con Paul Walker dovevi, con Brian dovevi saltare sul furgone mentre Dom teneva l'auto vicina, la missione dove rubavano la cassaforte. Comunque c'era qualcosa che aveva a che fare con effettivamente Fast and Furious. Questo no. Questo è un gioco di corse di merda, tra l'altro, e l'hanno voluto chiamare Fast and Furious. Finito, basta. Invidia? Cioè, guarda. Faccio così. E questo è fermo già. Faccio così. E supero anche l'altro. Ah, l'ho mancato, cazzo. Scarica dei più, ce l'ho dei più. Due. Forse lo devo reinstallare, però. Ci giocavo con Matteo. Lo portiamo online. Sì, vabbè. Io e te, con la tua connessione. Una gara con te è pericolosa. Invidia? Si ripeterà soltanto questo per tutto il resto della gara. Devo vedere quanto distacco riesco a prendere da loro. Bella mossa! Ma... ma da dove? Vabbè. Ma
Bella mossa! Quindi la macchina rallenta anche a mezz'aria per quel quadro. Ok. Non pensavo facesse la parte. Va bene, d'accordo. Cagano tutti il cazzo a me adesso. Certo. Bastardo. Invidia? Mi viene da premere solo una volta L2 per derapare come... niente. Per derapare come in qualsiasi altro gioco normale, ma qua bisogna tener premuto. E vai così! Scusami, ma ho attivato lo scudo. E a che cazzo serve? Che hai contro la mia connessione? Tipo tutto, bastardo? Tipo tutto. Ti teletrasporteresti a destra e a sinistra, sai benissimo. No, io ho il primo. Ma non hai il plus essential, l'extra tu? Ecco come gareggia un toretto! Faremo solo un'oretta, signori, di questo, visto che stasera c'è Lilly. Sì, ma The Crew ce l'ho fisico. Ah, ok. No, per dirti, c'è The Crew 2. Ce l'ha pure Matteo scaricato sul Plus Extra. Ti converrebbe metterlo. Anzi, io mi ricordo che stavo giocando tantissimo, perché con i punti, con i crediti che vinci nelle gare, puoi prenderti. Non possiamo lasciare che la Shifter vinca. Avanti. Non sarai mai all'altezza del tuo cognome, Tony. Sto vendo sotto alcuni aspetti. Tanto mi scade tra poco. Lo so. Invidia? Faccio così. Invidia. Ok, l'ho preso. Oh, 250 km orari ora li ho visti. Ma non è vero mai. A questo punto mi conviene veramente usare sempre ste cacate. Guarda qua. Ho preso un distacco incredibile.
chissà se posso farmi danno da solo con queste cose. Cioè, se io ora la piazzo e torno, mi sa che posso prenderla tranquillamente. E infatti qua c'è ancora quella che ho piazzato io. Nel dubbio ne piazziamo un'altra. No, non ha della fatto. Siamo stati su dei blu, avrei già recuperato qualcuno. Quello che mi preoccupa è che ci... cioè, che mi spaventa è che c'è veramente gente che l'ha comprato. Poverina, anche illusa dal fatto che avrebbero giocato un gioco di Fast and Furious. Ecco come gareggia un toretto! 18 secondi di distacco dal secondo. Wow! Poi ora mi tocca pure metterlo nel disegno. Ha! Invidia? Già la mia macchina ha cambiato colore. Non passo. Ok. Quindi ogni macchina avrà Nvidia? Le sue abilità, immagino. Vado a finire Disincanto. Ma... ciao Lilli. Grazie di essere passato. Come... cosa cazzo c'ho? Nvidia? C'ho qualcosa che mi vola davanti alla faccia.
Bella mossa! Sì. E non vedo più un cazzo. Non gira. Tanto adesso mi rispara i missili perché quello di Rimmel lo stronzo che li ha. Niente. Metà fissa quel muro. Ha! Invidia? No, mi sa che mi sono messo dietro quello che c'ha i razzi e mi sono tolto. Vabbè, sono arrivati, cazzo. Posto. Ecco come gareggia un toretto! Troppo. Che poi che faccio con questi punti che mi dà? Mica me l'ha spiegato. Basta che mi dice che mi fa il tutorial lui. Invidia? Alex! Non hai idea di che merda sia questo gioco. Ma niente. Diciamo che in realtà è semplicemente un gioco di corse alla quale hanno voluto mettere il titolo Fast and Furious per vendere. Spero che abbiano la coscienza pulita e riescano a dormire la notte. Bella mossa! Perché la vernice che mi deve bloccare la visuale mi rallenta? Qual è il senso di tutto ciò? Non vedo più, non vedo e non mi muovo. Ma poi perché non c'è... Ah, sì, c'è la minimappa del percorso, ma ci sono io sopra, cazzo. Ha! Invidia?
Bella mossa! Oh! Ma che cazzo è? Ma scusami! Ma il counter dei giri lo sto coprendo sempre io, sicuramente. Per forza di cose. Allora. Vado, sono in giro con amici, a domani, fanculo. Ciao Alex, grazie mille di essere passato. Divertiti. No. Sbagliato strada? No. Bella mossa! Sì. Uno solo non bastava, ho capito. Va bene. Hanno dovuto fare questa cacata delle abilità che mi ha fatto schifo anche su... anche su Need for Speed, quando lo fecero. Ma porca miseria, che brutto. Un gioco di corse, lascialo normale. Posso capire che un gioco di corse, di auto da spia e tutte queste cose. Posso accettare che tu mi metta la macchina che rilascia la chiazza d'olio e grazie a quella sbandi, e posso anche accettare. Ecco come gareggia un toretto. Non c'è più di questo nient'altro. Una cosa brutta. Se no mi fai Mario Kart. Missione successiva. Non sono finite qua. Sono pronta! Ottimo lavoro, squadra! Ve la siete cavata alla grande! Ma il peggio deve ancora venire. Ora dovete vedervela con Raffaela. Raffaela? Ma non è un membro della Shifter! Non ancora, ma si è fatta notare da Shashi finendo in prima pagina col suo agente che controlla la mente. Se quei due dovessero allearsi... Beh, non c'è bisogno che vi dica in che pasticcio ci ritroveremmo, giusto? Dovete fermarla prima che sia troppo tardi. Mentre voi vi occuperete della missione, io vado in ricognizione sulla spiaggia di Copacabana. Buona fortuna! Gary!
Portami il telo da mare e l'olio per il corpo. Mammina va a farsi una nuotata. Va bene. Beh, divento sempre più viola. Invidia? Poverino Tony Toretto che non sa dire altro. Che cazzo è successo qua? Invidia? Ma perché? Invidia? Oh. Qualcuno mi levi il tipo da davanti. Davvero mi ostruisce la visuale. Tenuto premuto per il drift, ma ahimè, bello mosso. Non gli è interessato più di tanto tutto ciò. Perché? Perché? Volevo andare di là! Perché questo si è messo in mezzo e mi ha bloccato? Bastardo! Mi impediscono di usare delle tattiche. Volevo vedere cosa c'era. Bella mossa. Bastardo, ti scarica tutta l'energia sto coso. Alla fine non cambia un cazzo. Invidia? Non cambiava niente. Ecco come gareggia un toretto! Dice costantemente la stessa cosa e basta. Facciamo l'ultimissima gara e ci salutiamo. Che già ne ho abbastanza. Jungle Rally? Invidia? Ma c'è la scia? Boh. Non mi pare. Sarebbe troppo avanzato con un gioco simile mettere l'opzione della scia. Thank you.
Invidia? Io già sono fermo. Che cazzo mi tiri la vernice? Invidia? Invidia? Mi stanno massacrando. Invidia? Cazzo. E Raffaella sta il fatto suo. Invidia? Invidia? Ah, era l'ultimo giro. Ecco come gareggia un toretto! Va bene, popolo. Questo era quello proprio di Fast and Furious. Non mi ricordo cosa. Il ritorno della Shifter, mi pare. Grazie a tutti quanti per essere passati. Grazie a tutti quanti per il supporto. Noi, se tutto va bene, ci rivediamo questa sera insieme a Lilly. Molto probabilmente su... o Far Cry o su qualcos'altro, ora vediamo. Grazie a tutti quanti per il supporto, grazie a tutti quanti di essere passati. Shagari, shagari, shagari.